Allora, calma, F11 per tutto schermo non funziona. Tranquilli, tra poco vedrete, non vi preoccupate. Che sponsor? World of Tanks. State calmi, adesso sta caricando il client. Tempo che parte il gioco e vedete tutto quanto. È tutto nero. Lo so! Aspetta un attimo. Fate la sub. Fate la sub! Che così skippate le pubblicità. E costa, ed è gratis. Con Prime è gratis. Dai, dai, dai! Su! Non rompere il cazzo. È tutto nero tutto come il tuo cognome. Sai che tra l'altro ne parlavo con mio padre. Ne parlavo con mio padre. Non so se avete letto sui giornali che giù in Puglia i figli, i nipoti... Grafica interessante. All'intro. Welcome to World of Tanks. Dicevo che giù in Puglia. Giù in Puglia c'è. Ho letto sui giornali che il figlio e i nipoti di un signore, di un nonno, di un anziano di 81 anni, hanno trovato il nonno di 81 anni morto. E l'hanno tipo portato in Abruzzo, l'hanno tipo lanciato giù da una collina per continuare a prendersi la pensione del nonno. Follow the tips to complete the mission. Turret and aiming controls. Dicevo, e hanno... E allora, questo vecchietto qui si chiama... aspetta, cosa c'entra? Sto arrivando. Questo vecchietto qui si chiamava Bruno del Negro. Allora... Io ho detto a mio padre, ho detto, papà, ma sto qua ha il mio cognome, questo qui ha il mio cognome ed è pugliese. Ho detto, ma non è che era un parente del nonno? Allora mio padre mi manda la foto di questo tizio qua e assomiglia un sacco a mio nonno. Ci assomiglia un sacco. Secondo me questo qua era un parente di mio nonno. Ma stiamo ipotizzando, non lo sappiamo, non ne abbiamo idea. Stiamo ipotizzando, però è pugliese, ha il mio cognome. Magari era tipo un cugino di secondo grado, un cugino... Ma che è il banner? Ma scusate, vuoi che mi bannino per aver detto il mio cognome? Scusatemi. Però sarebbe finalmente interessante. Però, allora... È tutto troppo alto il volume. Dobbiamo abbassare tutto perché è tutto decisamente troppo alto. Allora. Papaparapara. Ti sfondo il culo, figlio di puttana! Motherfucker! Portiamo un po' di democrazia, pezzi di merda! Che cazzo mi hanno colpito? Stronzo di merda! Ci metto 2 ore a caricare, bastardo? Bastardo? Ma qua bisogna stare strategici. Io continuo a abbassare il volume, ragazzi, perché il volume è fortissimo. Il volume è fortissimo, cazzo! Ma levati dai coglioni! Ma più che altro adesso voglio vedere che carri armati ho a disposizione! Voglio vedere se che carri armati ho, perché voglio qualche carro bello pesante io! Ti inculo, bastardo di merda! Ti inculo, stronzo! Non gli faccio niente, non riesco a incularmelo!
E ripeto, se fate punto esclamativo VOT, scaricate il gioco col codice che avete dal mio link, così mi date anche una mano, che più gioco... Non è che si dovete per forza giocare tutta la vita, però se scaricate e ci giocate mi fate anche contento, così sei contento anche lo sponsor. Basta scaricarlo un attimo. Allora, selezioniamo la nazione, vediamo un po' cosa abbiamo. È lì il link. Selezioniamo la nazione, allora... Io... bello! Voglio il ciccione! No, dai! No, dai! Il tedesco? Dov'è quello tedesco? C'è il Panzer. Quale abbiamo? Cecoslovacco, polacco, italiano. Ma che schifo! Ma perché l'italiano? Cos'è sto carro nano? Voglio un carro grosso io! Bello quello giapponese. Com'è il codice? No, lo trovi già incluso. Lo trovi già incluso il codice. Come tu clicchi il link e scarichi, dovrebbe esserci il codice già messo, che è Combat. Dovresti già trovarlo tutto incluso. Cinese. Bello inglese. Bello inglese. Bello dell'impero britannico. Francese il carro a baguette. Americano carino. Unione Sovietica carino. Mi piace anche tedesco. Hans, prendi i kartoffeln che dobbiamo invadere la Polonia. Hans, prendi i kartoffeln, dobbiamo invadere Polonia, ya! Sai che il giappo mi ispira? È gigantesco il giappo, però mi sa che andrò per il tedesco. Può essere che vado per il tedesco o per l'inglese. Comunque, cosa devo fare adesso? Voglio un carro ciccione. Ma cos'è sto coso, dai. Vabbè, questo è il tutorial, immagino. Vabbè, facciamo il tutorial. Poi se riesco voglio farlo sponsor anche di World of Warship, che a me le navi da guerra piacciono un botto. Le navi da guerra mi piacciono veramente un sacco. Infatti ho detto, voglio che mi fai fare anche quello di World of Warship, perché le corazzate mi piacciono veramente un botto. Non riesco a mirare bene, non miro bene! Stronzo di merda, ti sfondo il culo, bastardo! Che poi se si riesce si gioca anche insieme, non so come si fa, ma... Non riesco a... Toh! Ciucciami il mio grosso cazzo! Io sarei volgarissimo in guerra, veramente. Sotto cellulare funziona uguale, meglio ancora. Toh! Nel culo! Vieni qui, stronzo! Mangiami sto cazzo! Oh! Succhiami la minchia, pezzo di merda! Aspetta, c'è uno stronzo lì! Non riesco a mirare! No, mangiami sto cazzo! Non mi mirerai mai, sono troppo agile! Ah, fanculo, va... Poi mi sa che si gioca con altri giocatori dopo. Eccoti la mia constatazione amichevole, stronzo! Sniper mode. Dai, dai, sali, sali, dai, dai, dai! 2600 cavalli! Tirai su, dai, sali, stronzo di merda! Dai, dai! Si vede che è un carro italiano, non va in salita. Sì, stai calmo, ho capito, un attimo, devo inquadrarlo, sniper mode. Mira giusto! Ma no, non scassare le aiuole! Non scassare le aiuole!
Perché? Ah, ma al contrario, perché sono al contrario. Beh, giustamente, ha ragione anche lui, poverino. Chi rimane da scassare? Poverino, ha ragione anche lui, era al contrario. O fai un clan o crea una squadra, se riusciamo. Aggira e distruggi il veicolo, aggira, cioè dal lato, in che senso? Nel culo! Gioca a vuoto da 10 anni, bravo, disinstallalo e reinstallalo col mio codice. Mangiami sto cazzo! Chi è l'ultimo che rimane? Oddio, troppo così. Madonna mia, che mira! Un ceccaino! E i nemici sono bot. Eh beh, lo so, è il tutorial. Dagli un attimo. Vada, ragioniere, vada! La spingo io! La spingo io, ragioniere, vada! Easy. Perché ricordate che la guerra è bella! Sto un po' esaurito, scusate. Lesson 1. Vehicle improvement. Ho fatto 30.000 euro. Credits are used to purchase vehicles and improve them. Combat experience is used to research vehicles and modules. The module has been successfully researched. Now you can purchase and mount it. Consumables help deal with various emergencies in battles. Cioè, consumabili? Ho i proiettili perforanti, ho i missili terra-aria, ho il cannone nucleare ad antimateria! Che cos'è? Voglio sapere che bello a doppio cannone! Bello a doppio cannone, mi piace un sacco! Io voglio il carro più grosso che c'è, non me ne frega un cazzo. Voglio il carro più grosso che c'è. Voglio il carro più grosso che c'è. Devo compensare al mio cazzo piccolo, voglio il grasso. Voglio il carro più grosso che esista. Il mouse? È uno dei più grossi. No, no, io voglio il più grosso di tutti. Qual è il più grosso di tutti? Il mouse tedesco è il più grosso. Io voglio il più grosso. Ecco, voglio il più pesante. Esattamente come quando gioco alle navi. Voglio la corazzata più grossa di tutte. Quando giocavo a Dreadnought, prendevo sempre la corazzata gigante. Io voglio il carro grosso. Grosso! Dov'è? Allora, calma. Allora, quale posso scegliere? Come si fa a scegliere? Questi sono tutti carri nani. Io voglio un carro grande. Cosa sono sti carri nani? Voglio il carro obeso. Dov'è il carro obeso? Vai all'albero tecnologico. Allora, albero tecnologico. Ah, ok. Ok, ok, ok. Fa vedere com'è. Bello, bel cannone. Sì, ma fammelo vedere un po'. Potresti farmelo vedere un secondo?
Orca troia, che cannone però! Questo, c'ha, questo è proprio un carro italiano, si vede che è un carro italiano. Cazzo gigante, guarda. Guarda gli italiani, sempre a far vedere che hanno il pisello più lungo di media degli europei, guarda. Allora, vai indietro, fa vedere quello tedesco. La madonna di Dio, che cazzo di albero, porca puttana. Oh madonna santa, è enorme. Questo fa vedere com'è, anteprima. Questo vedi, è tedesco, c'ha il pisello piccolo, hai visto? Fa vedere un carro bello anteprima. Oh, questo è interessante. Questo è già un bel mattone. Questo è un bel mattone, questo già mi interessa. Non è male, questo non è male. Qual è quello che costa di più, che è sempre più forte? Questo è bello. Mica, questo è letteralmente un cannone d'artiglieria su cingoli. Il Maus era uno dei tanti progetti da delirio dei tedeschi. 190 tonnellate, uno prototipo costruito. Non c'era un terreno su cui passava che non sfondasse. Questo è un videogame, però quindi possiamo godercelo liberamente, lacrime di gioia. Sono assolutamente d'accordo con te, assolutamente. Vediamo com'è il... Questo qui mi piace, la fusion, la struttura, vediamo un attimo. Bello questo qua anche britannico. Bello, molto carino questo qua britannico. Questo mi ispira. Se no americano, abbiamo qualcosa di tamugno americano? Anche sto qua è un cannone d'artiglieria su cingoli praticamente. Se no giappo, che anche i giappi erano esaltati con questi cazzo di carri. No, non mi piace. I carri russi, la madonna, Dio santo, che cazzo! Madonna mia, che bestione che anche questo qua. No, non ho mandato la can con tutti i carri, sennò li starei già usando. Questo non è male, però sai che in realtà mi sa che vado o con gli inglesi o vado con gli inglesi, che il Conqueror mi ispira parecchio, bello. Bel cannone, bello lungo. Mi sa che vado col Conqueror, che anche la fisionomia mi ispira. Vai. Acquista tutto. Dammi sto pisellino. Adesso devo giocare con lui per avere il carro? Devo giocare con sto pisellino per avere il carro? Devo seguire la linea. No, non posso ancora farlo, non ho i punti. No, fai i tedeschi. Sono indeciso. Sono indeciso un bel po'. Sono indeciso un bel po' anche a fare quelli tedeschi. Vabbè, che costa zero anche questo qua, Vabbè, andiamo dai, beh, no, ormai tanto è uguale. Vabbè, andiamo con i tedeschi, dai, sblocchiamo il mouse, dai. Andiamo con i tedeschi, sblocchiamo il mouse, che sembra bello ciccione. Allora, devo giocare con questo per fare punti. Proviamo a vedere. Munizionamenti, non sono presenti pugnalate sufficienti. No. Che cazzo dici? Munizioni, perforanti, esplosivi voglio. Ah, non ce li ho. Vabbè, facciamo quelle perforanti, vai. Voi nel frattempo, punto esclamativo, VOT! Scaricate il gioco col link che vi dà lì. Farò cagare perché è la mia prima partita, quindi... ci vogliono anni per i carri finali. Beh, farò quel che posso. Farò il possibile. Fai attenzione, a che cosa? Ma guarda che nano, ma sono un pisellino, dai! Ma non ho fatto i perforanti. Costano, ho visto. Beh, ma sono un nano, dai, sono piccolissimo! Sono un gnomo! Ma in questo carro ci stanno almeno due persone, o... E chi è al gioco è... No, già di no. Sì, è anche mobile.
Guarda come sono rapido, guarda come sono rapido. Vado io in prima linea, stronzi di merda. Che sono un carro armato grosso e potente, si vede, guarda. Sì, si scarica da tutto, usa il link, lo scarichi anche da lì. Scarica, scarica. Non fate i timidi, se poi non vi piace non ci giocate, ma intanto scaricate col link, così. Dove sono gli stronzi? L'ho visto, è lì! Ho mancato il bersaglio, comandante! Giugino, grazie per l'anno, palatino! Non vedo un cazzo, Dio Cristoforo! Pezzo di merda! Oddio, sono tutti qua! Ehi, stronzo! Per evitare fraintendimenti, la versione mobile è un'altra. Stessi sviluppatori, W, stessa logica dietro, ma è una versione più piccola, quindi in tutti i sensi un gioco diverso. Ma che, tu sei accorto che gli sto sparando da dietro da tre quarti d'ora? Grazie per il cibatino, hai fatto bene a dirlo. Questo non si è reso conto che è da due ore che gli sto sparando nel culo, scusami. Toh, succhiami la minchia! Li ammazzo tutti, figli di puttane! Guarda come casa la guerra! Guarda come casa la guerra! Quelli sono sempre bot, lascia fare, che distruggere è bello! Il fuoco è bello! Le esplosioni sono belle! Oggi è un buon giorno per morire! Lorenz, grazie per l'anno, palatino, grazie mille per i sub. Arrivo, stronzi! Nicolo, grazie per i 10, palatino. Non ribaltare, lascia fare, lascia fare. C'ho la patente da 35 anni. Cioè, no, voglio dire, nel senso, ho la patente da più di 10 anni, lascia fare, che sono bravissimo. Guarda come ti piloto in prima persona. Sono dietro, copertura! Scusi, signora! Apro la porta! Merda, è una casa antiproiettile questa qua. Non vedo un cazzo! Signorina, non vedo niente! Ragioniere, si levi dai coglioni lei, stronzo di merda! No, non vedo! Non vedo! Signorina! Mi ha snobbato, veramente, pezzo di merda. Ma che cazzo, dov'è che ti abbatto? Mi fa venire l'ansia, meglio! Dove sono i nemici? Che non li vedo più. Non vedo una fava. Dove sono i nemici? Non vedo. Ma dai, ma come... L'ho mirato benissimo, non dire stronzate. Preso, stronzo di merda. Un attimo che sto scassando i vigneti. No, bastardo di merda! Voglio tornare, come si fa? Cosa devo fare? Esc, come esc? E torna all'officina, che cazzo succede? E che succede se devi tornare al menu ora? Ma me li dai i punti, vero? Me li ha dati i punti questa partita. Me li ha dati i punti, eh? Non vedo niente. Ah, ok, me li ha dati, sì, me li ha dati. Alla prossima missione, quindi se adesso vado albero tecnologico,
Questo per comprarlo quanto serve? Quanto serve? Quanto serve? Quanto serve? Quanto serve? Non so quanto serve, non mi dici quanto serve per comprarmi sto coso. Vabbè, rientriamo in battaglia normale. Devi ricercarlo, non so quanto serve, non so di che cosa devo ricercare. Prima devi ricercarli e poi li compri. Vabbè, facciamo un'altra battaglia per riuscire a prendere altri soldini. C'è scritto, beh, tutto nuovo, per me non ci ho mai giocato. Ah! Dai, punto esclamativo VOT, scaricate il gioco col codice. Quale musica è sotto, scusami? Brom 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 brom! No, che musica epica! Allora, troviamo quegli stronzi. Ma dai, non crolla niente. Io volevo tirar giù un po' di case. Ma il microfono va, mi fai un colpo. Volevo abbattere un po' di case, un po' di roba. Non buttarti a capofitto, lasciami fare che ho una strategia vincente. Bot, non bod. Attenzione! Attenzione! T'inculo! T'inculo la mamma! Ma come carica veloce però sto coso? Non so neanche io quanto ho di vita, esatto. Ah, 2,42 su 2,80, perfetto. Non capisco se l'ho colpito o no. Aiuto. Ho mancato. Andiamo con gli altri. Cosa succede? Se stai fermo sei più preciso. Lo so però. Phasma, grazie per i tre. Tino, la taverna, grazie per il raid. Non dare il culo ai nemici, lascia fare. Spesso e volentieri dare il culo ai nemici è un buon sistema per riuscire a salvarsi. Scusa un attimo, devo mettere un secondo il pinguino qua perché è una roba, cioè, che cazzo, madonna mia, mettiamo a 19 gradi, che cazzo. C'è un caldo abissale, porca troia. Sto sudando col pinguino a 19 gradi, no, per dire. Adesso li coglierò di sorpresa. Non lo so, staccherò verso 1,40, giù di lì. Non è online, in teoria sì, però immagino di dover fare un po' di partite. E fuori casa fa freddino, porca troia. Freddino?
Apri la finestra. Apro la finestra, mi denunciano perché faccio troppo casino. Vai, stronzo di merda! Il cerchio verde intorno al mirino è dove il proiettile può finire. Più sei fermo, più io cerchio si chiude. Inoltre credo che se premi tasto destro mentre miri a un nemico blocchi la mira su quello lì. Se non funziona dovrebbe esserci nelle impostazioni. Funziona! Sì, funziona col tasto destro! Se premo il tasto destro lo miro. Se premo il tasto destro è molto più semplice. Col tasto destro lo locco. Andrea, perché hai scelto un carro del baffo? Beh, ma io, ma anche in Art of Fire giocavo sempre con la Germania, cioè. Giocavo con la Germania o col Regno Unito di solito. Vieni qua, stronzo! Ah, fanculo! Sono bloccato! Che succede? Mi sono scassato! Vammo là che pro! In realtà l'ho loccato, riuscivo a loccarlo prima. Fatti sotto, stronzo! Ma dove sta andando? No, bastardo di merda! Ma ha distrutto un Fiat! Vai, cagare, ma ha distrutto la Fiat! Ah no, ho venito distrutto da un colpo di un giocatore, Vittorio Baudo! Ci ha sconfitto, ci ha distrutto Vittorio Baudo! Però va bene, sti cazzo. Bravo Vittorio Baudo. Adesso ti inculo la famiglia appena prendo un carro più grosso. La decalcomania. Va bene. Albero tecnologico. Allora, qua come funziona? Devo fare ricerca. Cos'è cianografia? Ricicare un veicolo che da una cianografia completa non richiede XP. Cioè? No, allora, con calma. Io devo fare... Allora, io che cazzo devo fare? Io voglio ricercare questo intanto, perché fa parte... come lo ricerco? Il veicolo o i moduli precedenti non sono stati sbloccati. Allora, con calma. Il mio. Questo è il mio. Ho assemblato la cianografia. Hai già quello dopo. Ah, buono, ho già quello dopo. Ma scusa, perché questo qui ce l'ho? Mi dice V. Ce l'ho questo qua. E perché non ho questo qua di mezzo, scusami? E perché non ho quello di mezzo, allora? Tipo, questo qua lo devo ricercare. No. Ho questo qua, devo ricercare questo. Questo è quello che devo ricercare. I veicoli, i moduli precedenti... Devo sbloccarli tutti, allora? Tipo, devo fare questo qui? No, non aggiungere confronto. Il veicolo, i moduli precedenti... No, non va bene. Che cazzo devo fare? Mancano i moduli al centro del carro. I moduli al centro. Ah, questo! Ah, perché devo fare... Ah, adesso ho capito. Devo partire da questo, devo fare questo qua. Ok. Poi devo fare questo, acquistiamo. Ah, aspetta, fermo. P-
poi devo fare questo. Dove, dove si trova il link? Prendi il punto esclamativo VOT e hai il link. Ora posso ricercare questo. Ora posso ricercarlo, non mi dice più, però non ho 3800 stelline, che non so cosa sono le stelline, di grazia. Sono queste? Sì, sono queste le stelline. Questo cos'è? Mi scambia in soldi. Con i soldi posso avere le stelline? Ma con i soldi posso avere le stelline? Questa è la mia domanda. Le stelline le prendi giocando. Allora, albero tecnologico. Ora che io ho questo qua, io voglio questo qua. Io voglio giocare con questo. Questo qui che è un pochino più grosso. Voglio giocare con questo qua. Questo qui è un po' più grosso almeno. Allora posso convertirlo in stelline? Allora sì, allora dopo lo facciamo. Ragazzi, il microfono si spegne da solo. Quindi si può o non si può? Sai come si cambia nome? In che senso come si cambia nome? Andiamo a rompere un po' di culi. Uniflame, grazie per i due palatino, grazie per i sub. Questo è già un carro un filino più grosso, meno male. Affanculo, ti entro in casa, stronzo di merda. È da ristrutturare. Hai due tipi di stelline. Ogni carro ha le sue stelline, blu, che puoi usare solo sui suoi moduli e i carri successivi a lui e le guadagni in battaglia. Le stelline arancioni sono una percentuale di quelle blu che guadagni, ma puoi usarle su tutto a mo' di jolly, e l'oro può essere convertito in stelline rosse. No, no, come torno indietro? Vabbè, ma dai, ma non ho fatto in tempo a tornare indietro! Ma ti ho acceso il signor Rocco. Temo di essere stato un filino troppo irruento. Allora, temo di essere stato un filino troppo irruento. Aspetta un attimo. Sono stato un filino troppo irruento. Sono corso addosso al signor Rocco. È normale che il signor Rocco, poverino, deve essere più tattico. Ma quando mai? Quando mai? Io voglio questo, scusami. Io voglio questo. Allora, sì, l'oro qua. Se adesso si dice circuiti. Allora, stelline. Ah, un soldo 25 stelline. Tutti. Allora no, come si fa? Convertiamo, allora, 300, 200. Fai cliccare. Converti. Perché non posso? Perché no? Ah, esperienza di battaglia insufficiente per la conversione. Livello basso. Ma dai! Ma dai! Vabbè, intanto noi facciamo questo qua. Perché non posso fare la battaglia? Che succede? Perché non posso? Bastano un paio di partite e puoi. Vabbè, perché non posso? Cosa succede? Ah, devo aspettare che finisca l'altra. Ah, ok, perché l'altra è ancora in Ok. Allora, adesso noi dobbiamo fare... qua... Questo costa 219.000 stelline. Questo credo ci vorrà... ci vorrà un po' per prenderlo, Temo ci vorrà un po' per prendere sto bestione, questo coso qui gigantesco.
Si può creare un clan che non ho idea, non ci ho mai giocato. Si può creare un clan? Penso di sì. Penso di sì. Credo almeno, credo. Questo è bello però. Questo è molto bello. Attenzione. Bello il leopard. Leopard è molto figo. Il mouse va ai due orari. Benissimo, benissimo. Sì, il gioco è gratis. Scaricalo dal mio link, punto esclamativo, VOT, così mi supporti anche il canale. Mm. È bello il leopard, molto. Caro Russo ST. Aspetta, calma. ST quale? L'ST2... Bello a doppio cannone. Bello a doppio cannone. Molto figo. Molto figo a doppio cannone. Veramente bello. Bello, bello anche sto qua. Bello davvero a doppio cannone. Però oramai siamo in ballo coi tedeschi. Tedeschiamo. Siamo in ballo coi tedeschi e noi tedeschiamo di brutto. Cos'è questo? No, ah, è il pass di battaglia. Ok. No, torna all'albero tecnologico. Oh, finisce sta cazzo di battaglia che voglio andare. I carri del russo sono più veloci, più mobili, ma con meno vita. E noi facciamo i tedeschi, che facciamo i ciccioni con un sacco di vita. Facciamo i carri germanici. Guarda su clan in alto a destra. Clan. Allora. Unisciti a un clan, gioca con altri comandanti e lavorate insieme. Come unisciti? Se la volessi creare, crea un clan. Oddio. Oddio, non... aspetta. Papere Cararmate. Tag. Contiene il tag? In che senso il tag? Il tag, che cazzo ne so, da 2 o 5 simboli. Il nostro simbolo sarà... che cazzo ne so, le lettere. Che cazzo ne so. AD 88, ok. Costo di creazione ma non posso, no, non posso, mi mancano. Ah no, però neanche tante, non mi mancano tantissime monete, eh. Non mi mancano tantissime monete. Non mi mancano tantissime monete, no, 360.000. Adesso facciamo le monete e facciamo il clan delle papere armate. Facciamo, costa 1.000.000, ma non è tantissimo perché siamo a 300.000. Facciamo il clan delle le papere carra armate, facciamo. Ah! Ah, siamo a 360.000, quanto ci vorrà? Per abbonati o tutti, tranquillo. Non ho mai fatto un gioco solo con gli abbonati, tranquillo. Dovrei, perché guadagnerei molte più sub, quindi dovrei farlo perché sti cazzi, devo fare il money grabber perché devo guadagnare anch'io. Però non l'ho mai fatto in vita mia, Badatino, non l'ho mai fatto. Non penso che lo farò mai. No, domani giochiamo un altro gioco. Ah no, domani non ci sono, tra l'altro, domani è un giorno di riposo. La battaglia ti dà più punti, va bene? No! Occhio a Rocco, sì. Andrea, sei di nobil cuore. Sì, Dio Aiba, però intanto fai la sub nel dubbio che... sono di nobil cuore, ma... voi streamer vi riposate sempre. Guarda che ogni tanto mi viene anche a me qualche crisi, eh. Ogni tanto qualche crisi mi viene anche a me. Comincio a pensare, se non piaccio più, e se non trovo più contenuti divertenti, e se dopo non mi seguono più. Guarda che anch'io comincio ad avere delle crisi ogni tanto. No, sfortunatamente non molto spesso, perché sono abbastanza... con un sacco d'autostima, però ogni tanto mi vengono delle crisi.
le pagate le tasse, cos'è che non ti piace della tua esistenza? Grazie Fausto per il risalto. Lascia perdere, anche quello che pago io di tasse. No, però sono in un punto di merda, ci sono troppi stronzi. Sì, ma smetti di mirare, voglio mirare a lui che hai scoperto il coglione. Mi ha mancato! Dio, ma mi ha colpito! Mi ha colpito, aiuto, comandante! La visuale, comandante, siamo in un punto di merda! Comandante! Li farò l'acquato, passerò da dietro. È Matilda, non lo puoi bucare, non so neanche chi è Matilda. Aspetta che mi unisco agli altri, perché star lì da solo... Mai dare il culo all'avversario, lascia fare, che a volte dare il culo può essere la mossa vincente. Il Matilda è il carro pesante inglese. E perché cazzo io sto combattendo contro un carro pesante, che sono uno stronzino nano? Non per Maria Sofia. Mi scusi Matildo, devo passare, non si offenda, scusi Dersi. No, non passo, Dersi. Ma dai, ma sono 3-0 per loro, ma scusami, eh. Ti Matildo la madre, vieni che ti Matildo la madre. Oh, una kill abbiamo fatta, alleluia. Sono là, aspetta. Ho la mobilità di un pangolino. Lascia fare, che questo carro resiste benissimo anche ai massi. State perdendo. Vabbè, ho capito adesso. Scusi, ragioniere, scusi. Dov'è che non lo vedo? Spara al pangolino! Penetration! Guarda come ti penetro, pezzo di merda! Dove sono? Non mi muovo! Che succede? Ho un cingolato rotto! Frego un cazzo! Ah no, posso tornare a muovere, non mi muovo più. No, bastardo! Però carino, dai, qui abbiamo giocato meglio. Vediamo come finisce, così prendo più punti. Anche se qua oramai... Ah no, ma noi ne abbiamo distrutti 6. Ah no, 6 sono quelli distrutti, allora. No, non ho capito. Sono quelli rimanenti. Sono i rimanenti, va a cagare. Cazzo, conosci i vocaboli, spara. Ciao, ucciso Tatsudo Morishita. Scusa, però, signorina... No, perché aumentavo. Dei nostri ne rimangono 2. La vedo grigia che riusciamo a vincere questa qua. Sì, ma scusi, lei sta prendendo sperle. Si sposti. Guardi che lei si sposti. Ma scusi, ma lei stava fermo come un coglione. Chi è che ci rimane? È rimasto uno stronzino. Ti piace molto fare live? Sì, è molto bello. È molto stressante, ma è molto bello. Non è vero che se rimani da morto guadagni più esperienza. Allora usciamo e vaffanculo. È molto stressante, però è molto bello. Mi dà molte soddisfazioni. Però è molto stressante perché devi sempre stare attento. Devi essere sulla cresta dell'onda, portare cose divertenti, continuare a piacere. Ogni tanto ci sono quelli che vanno in crisi mentale, in depressione perché pensano di non piacere più.
e capisco perfettamente. Allora, domani niente live, ogni tanto mi dovrò riposare anch'io. Allora, adesso posso convertire le monete? Posso? Non posso, devo aspettare, allora aspettiamo un attimo. Facciamo un'altra battaglia. No, tu non ti riposi. Eh beh, certo, così mi viene un esaurimento. Allora, questo non lo posso prendere, non ho abbastanza stelline. Ricominciamo, facciamo un'altra battaglia. Io voglio quella merda di carro armato. Voglio il carro armato grosso. Quello succoso, quello... mi ha avuto un blocco? Sì, ce li ho spesso, capita. Sai quante live faccio che mi rendo conto di essere stato molto apatico? Mi capita spesso. Tantissime live mi rendo conto che a fine live sono stato più spento, più apatico. Ma perché spesso e volentieri uno c'ha i suoi cazzi durante la giornata ed è difficile riuscire... Cioè, è normale, uno non può essere tutte le sere in forma o tutte le sere pronto a essere... Cioè, è normale, ogni tanto vai un po' più scoglionato, fai la live da scoglionato e vaffanculo. Cioè, oh, sti cazzi, senti sti cazzi. Piuttosto che dire, raga, non mi va perché è successo questo e questo, faccio la live, la faccio da scoglionato e vaffanculo. Tanto voglio dire, cioè, capita e amme, non muore mica nessuno, The Bullfrog, grazie per la sub, Tino. È una cosa umana, sì, esatto, è una cosa umana, non sei mica dei robot, cioè, ci sta. Di solito stacco verso l'una, però adesso c'è lo sponsor, quindi... Che mi capita molto raramente di essere scoglionato, Mi capita molto raramente di essere scoglionato, vi dico la verità. Sono uno abbastanza allegro, quindi... È raro che io sia scoglionato, Ieri lo ero un filo, ma per i cazzi miei. Ma però di solito mi capita una o due volte... Una volta ogni due mesi mi capita di essere scoglionato. Vieni fuori, faccia di cazzo, che ti curo ogni male. No, il microfono va. Sto nel cespuglio! Sto nel cespuglio, così non mi vede! Va bene così, sono nel cespuglio, va bene? Va bene? Spero non mi veda così. Ma io non mi devo mettere di lato, sono abituato con le navi. Non mi devo mettere di lato. È che sono troppo abituato con le navi, è quello il mio problema. È che io gioco sempre ai giochi di navi, e di navi, con le navi ti devi mettere di lato per sparare coi cannoni. Allora, sono troppo abituato con le navi. Non sa dove sono, non mi vedrà mai. Oddio! Mi ha scassato un cingolato. Mi sono scassato un cingolato, ragioniere. A posto, riparato, si ripara da solo, è nanotecnologico. Ma perché noi perdiamo sempre? Ma sì, i cingoli non servono, sti cazzi, non per un cazzo dei cingoli.
Guardalo come è concentrato. Ma sì, ma perché è carino il gioco. Allora quando vanno tipo hanno ti piglia bene. No, 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 chi è che mi ha sparato? Tua madre, quella grandissima mignotta. Vabbè, ma questo c'ha la corazza. Dai però. Ma non vale, c'hanno quelli antiproiettile, scusami. Però tua mamma è una mignotta. Ma c'hanno i carri armati antiproiettile. Io vi querelo tutti, figli di puttana. Pezzi di merda, vi denuncio, stronzi. Mi fai convertire, porca puttana. Magazzino. Non abbandonare, sono morto, che cazzo. Stai prendendo troppo sul serio il gioco. Benvenuto nella mia vita. Allora, no, qua... Sì, ma i punti, io voglio i punti. Io voglio... Devono aumentare... Ne voglio tanti, ne voglio miliardi. Voglio miliardi di punti. Cos'è campagna? Proviamo a fare un insieme. Non posso fare il clan, non ho abbastanza money. Mi servono i money! A me chiedi cosa puoi disinstallare? Io che cazzo ne so, scusami. Che bello il mouse, dai, resistenza 1000... 1020. Adesso aspettiamo un attimo che... Nel frattempo faccio andare avanti dietro il carro, guarda che bello. Anche perché le stelline qua... le stelline qua devo tenermele, perché sennò... Se spreco le stelline adesso per potenziare il carro... Vendi i carri, si possono vendere? E che cazzo vendo? Non le ho da vendere. Non li ho da vendere, ho quello base. Cosa vendo? Non posso venderlo quello base. Come si fa a vendere il Lake Tractor? Lo venderei, ma non posso venderlo. Come faccio? Mi sa che quello base non si può vendere. Su eBay. Vai in officina. Sono in officina. Sono qua. Sono letteralmente in officina. Lo vendo su subito.it. Hai altri carri, Andre? Ma quali? Questo costa zero. Li compro tutti. Tanto questo costano zero, non è che... No, fermo. Hai altri carri quali, scusami? Ah, ho l'M3 Stuart. Quello inglese. Non ho inglese. Non ho sovietico. Lozzi, grazie per il 19. Palatino, grazie mille per i sub. Svedese. Ho l'italiano. Ho quello... Cos'è che avevo? Aspetta. Avevo il carro americano. Lo proviamo? Per provare? No, dobbiamo andare avanti con i tedeschi. Tasto destro sul carro in officina lo vendi. Ah, vendi! Ma mi dà le stelline? Quanto mi dà? Ma non mi dà un cazzo! Mi dà zero per quello! Però se vendo per dire questo qua, quanto mi dai? Ma non mi dà le stelline, mi dai i soldi! Io non voglio i soldi, io voglio le stelline! Non me ne frega una cartoffel dei soldi! Io voglio le stellaine! No, le munizie. Dove si compra le munizie? Le munizie! Dove sono le munizie? Non ho i soldi per le munizioni! Ah, munizie! Ma che vendi? Mi servono, che vendi? Magazzino... Dove sono le munizioni? Manutenzione, personalizzazione, veicoli, officina. Ah, perché avete detto magazzino? No. Stiamo facendo casino. Allora, io voglio questo, ecco. Allora, officina, dove sono le munizie? Clicca il tasto rosso lampeggiante.
Che cazzo è il tasto? È battaglia. Battaglia non posso, non ho le munizioni. Prima fucile seleziona il carro e guarda sotto. Ma che cazzo? Sotto ci sono i proiettili. Non posso. Raga, io non li vedo sti cazzo di proiettili. Ah, queste, scusate. A posto. Fatto, ora le ho. Anche perché andare in guerra senza munizioni è un po' scarso, perché pesa, il gioco pesa, Il gioco pesa un bel po'. Ricordati Together, no, quello dopo. Kiki, grazie per il 18, Martino. Grazie mille, Marisa. Palatino o palatina, adesso non so. Quello dopo, quando stacco, gioco un po' Elden Ring, che faccio la build tank. Together! With the water, the very god. Quanto più o meno che cosa? Non ho capito quanto cosa. Ah, quanto pesa? Una cinquantina di giga. Ma le live di Elden Ring non fanno impazzire, patatino. Non fanno impazzire. E quello è il discorso. Eh sì, è gratis. Scaricalo col codice punto esclamativo VOT che supporti anche il canale. Eh beh, questo carro fa scago. Eh beh, li sto sbloccando. Aspetta un attimo, cioè, scusami, Ma perché non li faccio niente a questi carri di merda? Ma dai, ma non li faccio niente! Perché? Ora sì. Meraviglioso! Bellissimo! L'ho inculato male, l'ho inculato peggio di Maria Sofia Rocco Siffredi. Ma perché? Perché non gli faccio una fava a sto schifo di carro? Stiamo andando! Ah cazzo, non lo prendo perché è dietro alla collina. Ha una mitraglietta davanti. Eh beh, faccio quello che posso. Devi prendere i punti deboli. Ma mi sa che dopo prende il carro quello che spara i missili. Perché sto qua, Dio mio. Sto qua con tutto il bene, col mitragliatore. Cioè, ogni tanto funziona, ogni tanto. C'è su mobile, c'è. 2-2, attenzione, s'il vous plaît. Là sono in 3, mi hanno spottato. Ma che cazzo dici che l'ho danneggiato? Non è vero mai. Concentrazio, non ci distraiazio. Rimaniamo a concentrazio. Chi è che mi ha sparato?
Ah, vaffanculo! È tornato Rocco! Su che server sei? No, non lo so. Perché scrivono VOT? Se scrivi punto esclamativo VOT dal link, scarichi World of Tank dal mio link e supporti anche il canale. Non lo penetro! Devo penetrarlo! Non lo sto penetrando! Non lo penetro! Però dai, almeno regge bene. Da dietro ti attaccano, è tutto un bordello qua! Io ho il mitra, non faccio un cazzo di danno! Che cazzo? Oddio! No, mi sei... tanto vale giocare con l'altro, almeno l'altro è nano, ma... Almeno l'altro è nano, però almeno spara! Almeno spara i missili, faccio dei danni! Torniamo all'officina. Puoi cambiare cannone? Eh sì, al massimo cambio cannone. Cazzo, qua spara col mitra. Voglio il missile, non il mitra. Allora, con calma. Albero tecnologico. Non mi dispiace neanche, però voglio... Dov'è? C'è un cannone che sia un cannone, qua. Cannone KFK. Non abbandonare. Sì, sì, tanto mi dà lo stesso punto, ho visto. Il mio... Se no, stiamo, andiamo sto qua, sto qui almeno spara, proviamo a fare con questo qua. Non è il tuo attuale carro. Ma come, scusami? Come non è il mio attuale carro? Come, sì, come non è il mio attuale carro, scusami? Che carro armato ho, scusami? Avevi cliccato sull'altro. Ma come? Questo qua voglio usare, questo qui. Questo qui. Però voglio il cannone quello, cioè il cannone cannone, non il cannone scrauso. Ma cos'è 11-11? No, no. Questo qua, voglio questo qui. Cosa è successo? Cosa ho fatto? Le stelle sono individuali per carro, quindi devi usarlo per forza. Va bene, però... Guarda, tieni uno grosso. Ma dove? Dove tengo un carro armato grosso, scusami? Non ho carri armati grossi. Ho solo questo qua e quello americano, questo qua, ma non ho carri armati grossi. Ma io non voglio questo pisellino davanti! Voglio un cannone che sia un cannone! Ma cos'è sto pisellino qui? Ma dammi un cannone che sia un cannone, scusami! Sì, ce l'hai! Ma dov'è? Non lo vedo! Dov'è sto cazzo di cannone? Torna alla schermata principale e guarda i carri armati in basso. Dato, grazie per gli 11, Palatino, grazie mille per il sub. Questo qua? Questo sembra abbastanza grosso. Che cos'è? Questo è grosso. Carro pesante da sfondamento. Di chi è? Di che nazione è? Ho un livello 6. E che cazzo è? Ma battaglie disponibili 10, sono stronzi. Vai. Ma mi dice battaglie disponibili 10. Cioè ne posso far solo 10, sono stronzi. Ma passa War Thunder. Sto facendo uno sponsor. Che cazzo passa War Thunder? Adesso andiamo di sfondamento pesante.
Ma perché è limitato? Scusami, fammelo giocare! Ho bisogno di soldi, beh, ovvio. Questo già più ciccione ci piace. Filippo, grazie per i due, Palatino, grazie mille per i sub. Palatino, tranquillo che col tempo ti dimenticherai di tutto, non ti preoccupare. Lo dico onestamente. Il tempo fa dimenticare tutto. Dimenticala. È palese che non era quella per te, perché se era quella per te stavate ancora insieme. Tranquillo che ti dimenticherai tutto col tempo. Già visto e rivisto mille volte. Vamo là. Vaffanculo Greta Thunberg. Guarda come ti inquino il mondo, stronza. Proprio sfanculizziamo la Thunberg proprio a manetta con sto carro. Ora sarà più difficile giocare. No, no, ora è più, tutto più semplice. Uno nostro è già morto, vaffanculo! Là c'è uno da solo! Scassalo, scassalo! Scassalo che è da solo, scassalo! Ma anch'io voglio quello d'artiglieria che spara da 200 km! Dov'è quello d'artiglieria che spara da 1000 km? Lo voglio! Fa caldissimo, fa caldissimo. Non lo vedo, bastardo di merda. Carri più forte, la gente è brava, perché io non lo sono? Mi hai mancato, coglione. C'ho l'equipaggio stordito, ma mi hai mancato, faccia di cazzo. Chi è che mi ha visto? Aio, aio. Chi cazzo è che mi ha visto? Ma basta. Chi cazzo è che mi sta sparando? Sono nel... Aia, aia. Non vedo, non vedo niente. Oh raga, non capisco chi! Ma non capisco che è successo! Allora, partiamo dal presupposto fondamentale che qua palesemente stavano cheatando, erano tutti una massa di cheater, vaffanculo. Erano tutti dei cheater, andate a cagare! Siete tutti dei bari, stronzi di merda! Sono bravi tutti coi cracker, coi cheater, eh! Vaffanculo, pezzo di merda! La voglio anch'io l'artiglieria, dov'è? Adesso voglio l'artiglieria, vaffanculo, dov'è? Dov'è? No, adesso la voglio anch'io l'artiglieria. Qua è pieno di cheater, cracker, sucker. Dov'è l'artiglieria? Bravo, bravo, bel luck, complimenti, bravo, bravo. L'artiglieria è il quadrato come simbolo. Io non so neanche cosa vuol dire questa cosa che ho appena detto. Non so neanche cosa vuol dire il quadrato. Come fanno le armi vietate ad essere effettivamente vietate in guerra? Perché se le usi vai incontro a delle sanzioni o vai incontro a delle misure, cioè... Sì, questi qua erano tutti cracker cheater. Allora, adesso rivoglio il Tiger. Ah, non posso. Ah, ma posso andare in battaglia con altri carri mentre il Tiger è in battaglia. Proviamo questo. Devi seguire la flotta. Allora, adesso gli chiederò se mi fa fare anche il coso di battaglia navale. Voglio troppo usare delle corazzate.
Non andare troppo avanti da solo, seguirò gli altri stronzi. Brum 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 brum. Sì, poi a me piacciono un sacco le navi. Navi, astronavi. Allora, stronzi di merda, io vengo con voi, fate le cose per bene. Facciamo le cose per bene, signori. Cos'è quella lavatrice con le... Ma che è la Potionkin? Io uso la Yamato, altro che Potionkin. Uso la Yamato e aro il culo. Io vengo con voi, Amici, andiamo insieme, amici. Andiamo carro a carro. Cazzo, sei grosso il tuo. Sì, ma non sfondarli. Ma era una pacca sul pisello amichevole. Dai, su. Perché ci siamo fermati? Shabla? Shabla! Che fatica, madonna mia! Quella lavatrice è una calibro 152 russo. Sì, sarà anche una calibro 152, ma lava i panni a 70 gradi senza mischiare colorati e delicati. Shabla! Che stiamo a fare? Io seguo te, Shabla, perché mi sembri simpatico, però... Vieni, Shabla! Eccoli, Shabla, li vedo! Bastardo, mi ha preso il cingolato! Pezzo di merda! Shabla! Shabla, non shablare, sono nel mare di merda, Shabla, sono bloccato! Ma dai, ma non si può essere, dai! Shabla di merda! Porca madonna! Ma vaffanculo! Dio stronzissimo però, allora! Dobbiamo andare ancora con calma, sono troppo irruento, dobbiamo andare con più calma, dobbiamo fare le cose più tranquillamente, sennò... Proviamo questo. Gioca stealth con i carri armati. Dai, ma sono stronzi! Ma a me viene troppo da mettermi di lato! C'ho questa cosa qui di mettermi di lato, dai! Non riesco a togliermela! Troppi anni a giocare con le navi, a mettermi così per sparare coi cannoni! Devo ricordarmi di stare dritto, non di lato. Adesso qua ci concentriamo, questa la vinciamo, me lo sento. Questa me la sento qua, questa la portiamo a casa. Adesso vedi. Se la vinciamo, gifti 100 sub. Se la vinciamo, gifti 100 sub. No, che se vinco 5 sub, se io la vinco tu, gifti 100 sub. No. Ti piacerebbe? Beh, ovvio. Se perdi le gifti tu, sto cazzo. Allora, Gianeco, allora, andiamo insieme come squadra, mi raccomando. Allora, mi raccomando, Allora, Feci! Signor Feci! Mi raccomando, concentrati, L'ho visto! Gas, grazie... Ma dai, ma mi ha già preso un cingolato, Gas, grazie per i 14, patino la stessa. Ma dai, ma non è giusto! Ma dai, ma Dio stronzissimo animale, ma mi ha già preso il cingolato, ma dai!
Ma questi barano, c'hanno le hack, non è giusto! Ma io riesco a fare una partita dove duro più di 5 secondi, però? Riesco a fare una partita dove duro più di 5 secondi? Porca puttana! Ma che cazzo! Lo so che sono un nabbo, l'ho scaricato adesso, testa di cazzo! Lo so anch'io! Il problema è che non riesco a farla andare! Ma questi sono, questi non vale, questi barano. Questi barano palesemente. Questi sono tutti quanti delle hack, è impossibile, questi barano tutti quanti. Allora, adesso, chi è il ciccione? Sono io. Devo andare avanti io, che sono quello grasso. Sono io quello che ha più vita, devo andare avanti io, che sono quello più tank. Suppongo di sì, va bene. Se avanti tu è finita, lo so. Allora, truppa, seguitemi! Alla battaglia, squadre! Attenzione! Andiamo, squadre, alla battaglia! La battaglia sta mica, vado talmente lento che... Fai vedere le amiche... Fai avanti per vedere gli amici come non si gioca. Oh, che bella, una bella altura. Oh sì, finalmente una bella altura. Ho sparato, non l'ho... Me la sembra veloce sto stronzo. Guardalo, guardalo. Oh, che succede? Chi è che mi ha colpito? Piano, piano, Johnny. Aio, chi cazzo è che mi sta colpendo? Ad una lentezza... Oh, scusami, dopo ti pago i danni, facciamo la constatazione amichevole, scusami. Però io non vedo, signor Magafto. No, che spingilo, poverino, dai! Ti immagini? Lo spingo, lo butto fuori! Mi raccomando, truppa, tutti insieme! Sai che c'è il fuoco amico? Immagino, evitiamo di farlo. Allora, squadra, andiamo! Siamo 3-0 per noi, chiaramente tutto merito mio. Palesemente tutto merito mio. Ragazzi, sono troppo bravo. Ragazzi, dobbiamo pushare, siamo 4-0, pusha! Che ammazzare. Dici, visto che non riesco a ammazzare nemici, proviamo gli alleati. Madonna mia, ma vado lentissimo. Cazzo, sono lento che non mi muovo. Sono uno scafandro. Chi? Da dove? Sei lì, pezzo di merda, Dai che sei lì, faccia di cazzo. Vabbò, però non è giusto. Siete una massa di... una manica di stronzi. Ma dai! Vabbè, comunque questa la vinciamo. Questa la vinciamo. Ma non stavo rushando, non riesco a muovermi con quel coso. Vabbè, funziona ancora. È come le tagli in guerra, veramente. Vabbè, ma qua ci vuole un po' per imparare, Non è che posso imparare subito, Cioè, che cazzo, voglio dire. Qua ci vorrà un po' per imparare a giocare. Giorgia, grazie per i 7, Valentino. Io ci ho messo mesi, ma immagino anche io, cioè, immagino ci metterei anche io mesi, ci vuole un po'. Stavi leggermente approcciando. Scaricate punto esclamativo VOT col mio link, scaricate sto cazzo di gioco. Ma stava andando tutto bene. Fino a quando ero nascosto, stava andando tutto bene. Come mi sono mostrato... Beh, non colpito. Devo ricordarmi di giocare a nasconderello.
Quello con le navi è più, ancora più complicato. Sì, ma ho più esperienza con le navi. Con i carri armati ne ho zero. Con le navi ho giocato a mille giochi diversi. Ho già un po' più di esperienza con le navi. Con i carri armati letteralmente niente. No, che tutta la notte in live, patatino. Sono anche stanco. Dopo devo aiutare un po' di senza luce a fare i boss. Al menù, giustamente. Michael, tua madre è una mignota. Senza offesa, Michael. Allora, concentrati. Nasconditi in officina. Allora, concentrati, mi raccomando. Aia Cristo, ma chi ha messo gli scogli qui? Non pushare, no, non voglio pushare. Non voglio pushare, volevo seguire il signor Tyler. Allora, volevo seguire il signor Tyler, aspetta, c'è il danno da impatto. Vabbè, ho visto, però... Adesso io vado con gli altri, così non sbagliamo. Io seguo gli altri, così stiamo con gli altri, non scappelliamo. Oh, sono con tutti loro, sono con tutti gli altri. Ti si installa il gioco così, non sanno se sei online. Ma come rimbalzo? Dai! Ma rimbalzami sto cazzo! Ma ci vuol 2 ore a caricare sto coso, madonna mia! Pezzo di merda l'artiglieria! Ma dov'è? È qua! Bastardo l'artiglieria! Pezzo di merda! Ma sei un bastardo! Ma quel cazzo, lo stronzo con l'artiglieria! Compagni, tutti indietro! Usa i compagni come scudo! No, ma la voglio troppo provare l'artiglieria! Deve essere fighissima l'artiglieria! La voglio troppo provare! Ho un HP, ragazzi, uno! Ho uno di vita! Se mi soffiano... No! Se mi soffiano... Stavo a vedere, se mi soffiano sul carro armato, esplodo! No, dai, la voglio troppo provare, l'artiglieria. Deve essere divertentissimo sparare agli altri a distanza senza che nessuno se ne accorga. La voglio troppo provare, l'artiglieria. Ora, posso convertire... Oh, posso? Oh, convertiamo 400. Convertiamo, bene. Oh, ora ci abbiamo i soldi. Allora, fabbrica, dov'è? Albero tecnologico. Posso comprarmi questo qua. Vai. Ricerca e sviluppo. Questo qui com'è? È migliore sto cannone? Sì, vaffanculo, lo compriamo. Ah sì, perché tanto devo andare... Aspetta, io devo andare... Io devo prendere il PZ4H. Devo prendere... Questo costa soldi. Vabbè, perché devo comprarlo, effettivamente. Sono un cretino, devo comprarlo. Effettivamente. Allora. Le munizie. Albero tecnologico, aspetta. Devo prendere il PZ4H. Quindi devo andare qui. Quindi sì, devo fare così. Acquista, ok. Devo andare giù di qua. Devo fare così. Non posso, non ho abbastanza stelline. Comunque facciamo questo qui, ok. E andiamo questo qua e proviamolo. Proviamo a vedere com'è. No, le munizie. Ok. Vediamo com'è, adesso non sto giocando con gente forte, eh.
Quindi questo è un carro armato base. Cioè base, insomma, un carro armato normale. Come si compra l'artiglieria? Non lo so, ma la voglio troppo. La voglio troppo. Voglio troppo provare a sparare a distanza. Che coglio. Voglio troppo provare a sparare a distanza. Prendi anche le munizioni penetranti, come il mio cazzo. Sai che bello lo sponsor quando arriva? Sai che bello lo sponsor quando arriva? Come è andato lo sponsor? Sì, sì, ti inculo il carro armato, stronzo! Perfetto, direi. Direi che è perfetto, direi che è andato benissimo. Lo so che l'artiglieria funziona in maniera diversa, però voglio troppo provarla. Oh. Nell'albero sono contrassegnate con il quadrato. Sarebbe da provare. Sarebbe un sacco da provare. Allora, vediamo un attimo. Dove sono i miei compagni di squadra? Perché io sono l'unico in culo? Scusami. Dun 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 dun. Nel frattempo, chi non l'ha ancora fatto, punto esclamativo VOT, scaricate il gioco col mio codice che supportate il canale. Domani ci gioco. No, domani sono di riposo. Domenica facciamo un altro gioco. Allora, amici, andiamo con calma, non facciamo casino, eh. Bravo, questo ci sta, lo voglio fare anch'io. Sì, ma non inchiodare, che cazzo ti inchiodi? Non inchiodare! Che cazzo si inchioda? Signorina? Signorina? Sparo un colpo ai tuoi compagni per far capire chi comanda. Ta 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 ra ta ra ta ta ra ta ra ta ta ra ta ra ta ta ra ta. Non abbiamo penetrate l'armor. Ma ho ancora il mitragliatore di merda? Ma ho ancora il mitragliatore di merda? Ma che palle, ma basta sto mitra! Ma perché ho sto mitra di merda? Ma perché? Ma perché? Ma basta mitra, voglio i cannoni! Non di didn't penetrate. We didn't penetrate. We need to penetrate their armor. Tillman, non fare il timido. We need to penetrate their armor. Ma come lost? È qua nei palazzi. Non l'ho lost, è lì. È lì. Dai, penetration! Ma penetralo! Ma Dio sacripante, penetralo! Non penetri un cazzo! Basta, mitragliatori! Non voglio sti cazzo di mitragliatori, voglio dei cazzo di cannoni! Questo è bello, proviamo. We didn't penetrate their armor. Penetrate sta chip de cazzo. Non ho idea quante kill ho fatto. Qualcuna sì, il problema è che non contate.
Mi servono i cannoni, quelli d'artiglieria grossi. Non voglio questi pistolini di mitragliatore. Voglio il cannone d'artiglieria, quello da 60 mm. Hai colpito per meno di 10 secondi, non può denunciarti. Tortellino, grazie per la sabba, Latino. Benvenuto tra noi, papere armate, con il cazzo duro e lungo e il quoziente intellettivo di 250.000 punti. We didn't penetrate their pussy. Effettivamente deve essere bruttissimo se su un carro armato ti metti a urlare "mi hanno penetrato". Potrebbe essere un po' ambigua come cosa. They penetrate me. Tra l'altro, un altro dei giochi che mi piace tantissimo a me è anche Ace Combat, perché mi piacciono un sacco anche i caccia. Infatti c'ho anche la limited edition di Ace Combat. Ce l'ho lì dietro. Me l'ha regalata Naomi un sacco di tempo fa per il compleanno. E io donna come fa a avere il cazzo? No, se sei donna e fai la sub, ti viene un corpo sinuoso con due pere della Madonna, un culo sodissimo. È ovvio, ovvio. Porno con carri armati. Sono tutti i benefici della sub. Ovviamente, scusami. We didn't penetrate their armor. Migliora anche la salute qualitativamente, proprio, stai meglio, cioè. Allora, adesso, amici, una cosa ordinata. C'ho il cannone grosso, facciamo una cosa ordinata, Signor Sosson, venga, 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 ragioniere. Venga, Sosson, we need to penetrate their armor. Sono lì, li ho visti, quegli stronzi. Guardalo, bastardo di merda, con l'artiglieria! Sono troppi! Ritirata, ritirata! Sono tutti qua! Abbiamo sbagliato tutto della vita! Sono troppi! Sì, ma noi non vediamo un cazzo, però! E questo è il problema! È vero, Andrea ha un culo stupendo, te l'ho detto! Tutto merito della sub, palesemente. Sì, ma il... Che cazzo è successo? No, no, però dai, no, no, questo gioco però è tuo e te, oh, barano, barano. Dai, dai, cos'è successo? Come hanno one-shottato? Ma dai! Ma dai, ma questa cosa non è giusta per niente, però! Non scopo 360. Qua bisogna... Beh, l'importante è che facciamo monete, poi dopo... Il kv. Ah, il cannone... Ma perché la gente ha questi cannoni qua che fanno un miliardo di danni? Io sparo le tic-tac alla menta, scusami. Perché questa cosa qui? Perché gli altri sparano dei missili termonucleari? Io sparo delle dei tic-tac. Metti sempre nei punti sbagliati. Sto imparando, scusami, sto imparando a giocare, cioè, voglio dire, abbi pazienza. Sì, anche se te la regalano, hai tutti i vantaggi della sub. Sto ancora imparando a giocare, abbi pazienza, scusami.
Tu avevi leggero il compito di spottare gli avversari, ma che cazzo ne so. Adesso vado col gruppo, vado con la squadra, l'ho già detto mille volte. Vado, allora, squadra, tutti insieme, non facciamo cose. Tu c'hai un cannone che è 16 km. Guarda, guarda che casino, guarda cosa stanno guardando. Oh, senta, stronzo di merda! Ma non spari agli alleati! Vada con i compagni, ragioniere! Io sto dietro sto qua che ha 1700 di vita! Devi stare nelle retrovie e fare danno. Devo capire quali sono le retrovie, però. Io sto dietro a sto stronzo qua che è ciccione. Di solito ci gioco io con i ciccioni. Mettiamo un po' di burro sul carro. Vada, ingegnere, vada! Allora, io devo stare nelle retrovie, eh. Quindi voi andate avanti, io retrovio. Non gli ho fatto un ma ho tre di vita! Ma dai, l'artiglieria sta arrivando, ma io ho tre di vita! Non vedo! Ma io ho tre di vita e sono bloccato! Ma dai, ma scusami! Più retrovia di quella... Retrovia da un'altra parte! Retroviati da un'altra parte! Sono troppo forti! Vabbè, ma sti cazzi, senti, stiamo giocando per giocare, non è che stiamo giocando per vincere il torneo mondiale, voglio dire. Vai, torno col Tiger, vai. Non metterti mai di lato, non ce la posso fare, mi dispiace. Cioè, Torri, mi dispiace. Non ce la posso fare, ce l'ho in testa, non ci riesco. Cioè, io ho 40 anni che gioco ai giochi di navi. È 40 anni che ho giochi di navi, ho sempre imparato a mettermi di lato per sparare con tutti i 4 o 6 cannoni. Non ce la faccio, è più forte di me. Non ci riesco. Troppi anni a giocare con le corazzate, a mettermi così per sparare con i cannoni. È più forte di me, è troppo istintivo, non ce la faccio. Faccio una gran fatica ad adattare il mio stile di gioco. Con i carri armati non ci ho mai giocato. Allora, io sono quello grasso, quindi io conduco la battaglia, sia chiaro? Chiaro truppa? Chiaro squadra? Corazzata preferita, la Yamato o la Bismarck, che indiscutibilmente spaccano. Poi c'era quell'altra che non è mai stata varata, che era ancora più grossa della Yamato, ma non è mai stata varata. Non mi ricordo il nome, era la Yo qualcosa, non mi ricordo. La Yayo-Yo, non mi ricordo il nome. Ma cosa vuol dire? Cosa c'entra? Perché hai fatto uno sponsor di carri armati? Ma che vuol dire? Non è che i carri armati non mi piacciono, cosa c'entra? Non è quelli... Il gioco è bello, solo ho detto che sono più bravo con le navi. No, non la Iowa, era giapponese, era una nave giapponese che non è mai stata varata. C'è in World of Warship. Cioè, l'hanno messa... È ancora più grande della Yamato. Bravo, oh, ce l'abbiamo noi l'artiglieria, finalmente. Adesso li sorprenderò, li prendo da dietro. Adesso li stupisco. Ma come ha fatto? Mi ha già colpito il cingolato. Figlio di troia, maledetto. Vabbè, mi copra, ragioniere, mi copra. Mi hanno preso il cingolato. Ma dai, ma non riesco a muovermi. È tutto un cingolato scassato. Temo di essere esploso. Non riesco a giocare più di 5 secondi. Hai abbattuto Pino. Ah, che coglione. Porca puttana! No, adesso dov'è l'artiglieria? C'è uno d'artiglieria da provare? Uno a meno da provare, così da provare. Non c'è?
Non c'è l'artiglieria da provare. Voglio provare questo coso. È buffo, mi piace. Prendi una nave. La nave sulla Terra potrebbe essere un attimo problematica da utilizzare. È uguale su mobile? No, non è uguale. Però continua a sottoscrivere. Punto esclamativo VOT. Scaricate il gioco col codice che vi dà immediatamente il mio link, così supportate anche il canale. Ci vuole un attimo, scaricatelo un attimo, così supportate il canale. Prova a stare più riparato. Prendi l'aereo, se va bene. Adesso prendo l'aereo. Questo cosa sparo? Delle mentine al... Sì, prendo il B-52, il bombardiere. Cosa sparo? Delle mentine qui? Allora, guarda che schifo di cannone. Allora, cosa sparo io? Devo provare. Cosa sparo? Ho il mitragliatore di merda, quindi io sto dietro e vi seguo, eh. Io ho il mitragliatore di merda. Federico, grazie per la sub, Valentino. Ma scusi, non mi passi davanti però, che sto guardando la chat. Gaetano, faccio una cosa per bene. Gaetano Turri di Montecatini Terme. Gaetano, io sto dietro, mi raccomando, faccia le cose per bene, signor Gaetano. Gaetano si è fermato. Io seguo Gaetano nel dubbio, vediamo che succede. Signor Gaetano è indeciso, non sa come muoversi. Lo vedo un attimo. Scusi, le ristrutturo un attimo casa, perdoni, le rifaccio un attimo nuovo. Che cazzo è? Che stiamo co... Oh, che succede? Oh! Ah, è lì il bastardo? Bastardo? No, Gaetano, abbiamo dei problemi. Gaetano, dobbiamo fare una manovra a tenaglia. Retroavviati. C'è Dinar Stravinsky. Andiamo a ammazzare il signor Dinar Stravinsky. Vai, Gaetano. È lì, ma non riesco a mirare. È lì, ma Gaetano, non riesco. Cioè, Gaetano. We didn't even scratch them. We didn't penetrate their armor. Ma è lì, cosa noi don't see the target, è lì. Gaetano, non prendere le sberle. Francher, grazie per gli 11, Valentino, grazie per il sub. Oh, attenzione, sono ancora vivo. Questo è un evento storico, dobbiamo segnarcelo. Ragazzi, sono ancora vivo, no, per dire. E già questo è una roba incredibile. Sono in game per più. Orca troia, che botta! Sono vivo, ragazzi, è un miracolo! Pezzo di merda! Vieni fuori, faccia di merda! Ma dai! We are stuck here!
We are exploding. Vabbè, va bene, va bene, va bene, ragazzi, va bene. Sentite, sono stato vivo per più tempo del normale, quindi voglio dire, non fare mai l'auto-aim. Hai distrutto un paese. Ho disintegrato completamente un paese, però... Allora, cosa abbiamo? Acquista un veicolo. Non posso acquistare un veicolo, non... Ah, posso acquistarlo? Ah, potevo acquistarlo? Ah, sono quelle... Ah! Ah, sono quelle che ti danno coi soldi. Sono quelle che ti danno coi soldi. Officina, no. Proviamo questo. C'era una mosca che mi dava... Ma chi dai scioppone? Punto esclamativo, Ghetta. Guardati di puntare in basso, farò il possibile. Farò il possibile. Gaetano, we can do it together. Gaetana. Devo fare il punto esclamativo together. Allora, vediamo di vincerla. Sicurezza prima di tutto, esatto. Evita di farti esplodere. Povero Gaetano, senza di me come farà? Questo carro almeno ha un cannone che sembra un cannone. Un po' corto, beh. Un po' cortino, però... Rick, grazie per la sub, Latino, benvenuto alle Bar Armate. A piano, ma scusi, guidi bene. Che cazzo spari, Ritter? Ma guida bene, stai sulla sua corsia, Ritter. Questo va, questo viaggia parecchio, Io non so dove cazzo stiamo andando, però intanto io seguo loro. Che cazzo era? Premi Z per assistere, no, arrangiati. Dove stiamo andando? Qua esco dalla mappa, perdo, vero? Ah, non posso uscire. Posso mettermi così però, metà dentro, metà fuori. 1-0 per noi. Non so cosa è successo, ma siamo una... Eccoli là, gli stronzi! Ascolta, World of Warcraft... sì, World of Warcraft. World of Tanks, stai calmo! Che succede? Madonna mia! Dove siete tutti? Amici? Amici? No, dai, potevo sparare a qualcuno, finalmente! Eccolo lì! Ma dai... ma non riesco a mirare, non riesco... Ma dai, però! No, non so cosa ho fatto. Io sparo lo stesso, magari lo prendo. Secondo me è qui da qualche parte, secondo me è lì. Oh, pezzo di merda! Mi hanno colpito il buco del culo! Oh cazzo, è lì, sparagli, sparagli! Bastardo! Ci stanno assaltando da davanti, comandante, andate avanti voi, io non so che cazzo devo fare! Amici, che tempo fa, me le gna... Oh pezzo di merda! Dai, non mi spottare però! Vaffanculo! Mi hanno penetrato dalle retrovie! Sono contento perché comunque sono sopravvissuto più del normale, quindi... Ma dai, ma me li hanno distrutti tutti loro! Potevo far esplodere qualcosa io, finalmente!
Beh, riproviamo col Tiger. Ragazzi, con carri armati, veramente, cioè, sto facendo esperienza proprio... Tutta esperienza nuova adesso. Dove mi ritroviamo, giustamente? Giustamente, giustamente. Usa l'artiglieria, non so neanche cosa vuol dire usa l'artiglieria. Cioè, non so dov'è, che cazzo ne so, non so dov'è l'artiglieria. Rivoliamo Gaetano. Usa Gaetano. Giustamente, usa Gaetano. Fai attenzione, grazie, ne avevo bisogno. E oh, dove sono tu? Ma perché io sono in culo da tutti quanti? Ma dai, ma io perché sono così lontano da tutti? Io adesso mi avvicino agli altri perché sono lontano da tutti quanti. Salve ragionieri! Aspetta, aspetta, ma aspetta però! Ma non sparare! Concentrazione, facciamo le cose per bene, mi raccomando. Ti ha dato un bacino amoroso. Che mi sono perso di bello, tutta la live, praticamente. Là c'è uno, dai che lo ammazziamo subito. Ma gli ho sparato. Facciamo le cose per bene. Vediamo di fare le cose per benino, per favore. Oh, centrato! Centrato malissimo! Vieni avanti con quel muso di merda. Che tramvatta che gli ho tirato! Eccezionale Veramont! Guarda che ti prendo il cingolo, eh! Ma dai, ma che cazzo dici? Ma era lì! Come ho fatto a non colpirlo? Scusami! Amici, ho colpito qualcuno! Non so chi, non so come, ma qualcuno ho colpito! Vaffanculo. Oh, però, vi devo dire. Però. Oh. Sono durato più di 5 secondi, il che è un miracolo. Papere, io anche questa sera vi ringrazio per il follow, i cile sub, il divertimento, le risate. Se volete supportare il canale, fate punto esclamativo VOT, scaricate il gioco col codice. Noi papere ci vediamo dopodomani, domenica alle 21 per una nuova live. Io vi auguro tanta... Ciao Andre, volevo chiederti un consiglio. Da qualche faccio veramente fatica a relazionarmi con le altre persone. Prima ero estroversissimo, ora non riesco più a socializzare e deprime tanto. Ora ho 17 anni. Ora sto in America e non riesco a fare nuovi ami. Vabbè, Palatino, ti devi adattare al paese. Paese che vai, usanza che trovi. Impari la lingua, t'allatti al paese, giri un po', le amicizie verranno anche lì. Non ti scoreggiare, hai 17 anni. Mi raccomando, non ti scoreggiare troppo. Hai 17 anni,
Porta pazienza. La vita va a momenti, mi raccomando. Non è che non scoraggiarti, farai amicizia anche lì. Grazie mille per l'euro. Dicevo, papere, noi ci vediamo dopodomani, domenica, che c'è anche il Reddit per una nuova live alle 21. Io vi auguro tanta buona anna, Paratini. Vi mando un abbraccio e un bacione. Noi ci vediamo dopodomani alle 21, domenica. Notte, papere!